con il suo nuovo CD Lo Zucchero e il Sale e il primo estratto, il singolo Vento e Polvere, sta scalando le classifiche di gradimento. Il grande ritorno di Stefano Sani nel panorama nazionale e non solo. E Stefano Sani, Montemarchino Doc, sarà protagonista il 31 di agosto, un appuntamento da non perdere, piazza 20 settembre nella sua Montevarchi, per un concerto dedicato alla città. Sono molto contento di questa nuova, diciamo, primavera musicale per me, e questa intervista la facciamo, comunque questo intervento lo facciamo perché proprio il 31 l'amministrazione mi ha invitato con grande piacere e con grande disponibilità a presentare l'album qua nel mio paese. È un onore per noi ed è una caratterizzazione perché è uno dei almeno quattro artisti che ha reso famoso Montevarchi e Valdarno nel mondo. Un lavoro tutto da ascoltare, quello di Stefano Sani, Lo Zucchero e il Sale, con forti collaborazioni e una band davvero doc, e c'è anche il mistero che finalmente si svela. Lisa se n'è andata via per sempre, rimanendo magari nel cuore di un artista molto amato dal pubblico. Sì, ormai, come dire, c'è stata una defenestrazione, non fisicamente ma non nel cuore. Infatti, come sai bene, perché hai già recensito l'album, e per cui ti ringrazio pubblicamente anche della recensione bella che hai fatto, Lisa si è andata via fisicamente, ma comunque rimarrà sempre nel mio repertorio, è ovvio.